Da poco trascorse le 2 della notte, il risultato appare piuttosto chiaro. Franco Leonardi si riconferma sindaco del comune di Via Grande. Le due liste antagoniste distanziate, una di queste rappresentate da Vincenzo Sanfilippo, che è qui con noi. Enzo, un risultato che sicuramente non soddisfa le attese. Ulteriore sconfitta. Sensazioni d'animo? Sensazioni. Le sconfitte vanno accettate. Ciao Giovanni. Ciao. Probabilmente andremo all'opposizione. Si comincerà un'opposizione seria, un'opposizione dignitosa, e quindi cerchiamo di portare avanti i nostri programmi e i giovani che si sono avventurati in questa campagna elettorale. Ancora una volta si conferma la regola del sindaco uscente, che si conferma sempre. Ma è il sindaco uscente, sì, si riconferma con un buon margine di vantaggio, anzi un grosso margine di vantaggio. Accettiamo la sconfitta e bisogna saper fare sempre autocritica e ripartire. Cosa auspica Vincenzo Sanfilippo, innamorato del paese di Via Grande? Si è sempre scommesso in prima persona, ci ha messo la faccia. Speriamo che in questi 5 anni possano fare quello che non sono riusciti a fare nei 5 anni precedenti. La cittadinanza aspetta questo, hanno promesso ulteriori impegni, vediamo cosa riusciranno a fare. I toni della campagna elettorale sono stati durissimi, a volte anche accesi, si è sceso anche sul personale. Enzo Sanfilippo si sente di stringere la mano, un segno di amicizia verso il vincitore? È da vedere. Il vincitore è stato molto molto scorretto, quindi le scorrettezze non si possono sanare con una stretta di mano. Continuerà l'impegno di Vincenzo Sanfilippo per il proprio paese? Ma questo sì, senz'altro, a guidare l'opposizione, a guidare i ragazzi, i giovani che vogliono fare politica, perché questa squadra fra 5 anni non potrà ricandidarsi con questo sindaco, per cui cercheremo di portare avanti i giovani che vogliono fare bene e tanto per il paese. Grazie Sanfilippo per l'impegno che dimostra per il paese. Piero Coco è uno dei candidati al Consiglio Comunale della lista Sanfilippo. Piero, sono le 2:30 della notte dell'11 giugno, i risultati parziali sembrano tutti a favore del sindaco uscente. Non è stato premiato l'impegno della vostra lista, non è stato recepito il messaggio, possiamo dirlo Piero? Assolutamente sì, dobbiamo dare atto che il sindaco uscente, credo a breve anche riconfermato, è stato ripremiato dalla cittadinanza. Evidentemente la gente ha ritenuto più opportuno riconfermare nuovamente il sindaco per altri 5 anni, non sposando il nostro progetto, che era un progetto, diciamo, allargato ai giovani, capitanato dall'esperienza di un sindaco già che aveva amministrato nel passato. Piero Coco, vale ancora la regola che il sindaco uscente si riconferma, soprattutto nei piccoli centri? Devo dire di sì, anche se ultimamente avevamo sentito qualche anno fa pure in altri posti, se non erro sempre in provincia di Catania, che non era stato così, c'è solamente una prima candidatura e la seconda non è stata riconfermata. Via Grande però la storia ci insegna che il sindaco che compie il suo mandato per i primi 5 anni viene sempre riconfermato per la seconda volta, così come fu Enzo Sanfilippo, così come fu la dottoressa Vera Cavallante. Però comunque è stata una campagna elettorale qui a Via Grande durissima, senza esclusione di colpi, attacchi anche di carattere personale. Soprattutto c'è stato un intervento molto duro nel comizio di giovedì di Piero Coco, che ha fatto parlare tanto in paese, ma si potrà di nuovo andare a prendere il caffè con quelli che sono stati gli avversari politici? Beh, per me la politica è una cosa e l'amicizia è assolutamente un'altra cosa. Io non vivo di politica, ho il mio lavoro, anche se faccio un lavoro che in questo momento, diciamo, ci porta dietro una crisi quasi decennale, però sì, assolutissimamente, io amo lo sport, sono mezzo sportivo e il fair play e la sportività al primo posto, onore al merito, al vincitore, ai vincitori, e da domani si riparte con un progetto nuovo. Continuerà l'impegno di Piero Coco per Via Grande, innamorato di questo paese, Via Grande? Alle 2:30 ancora non so cosa dire, anche se i numeri pare ci sia un quasi netto distacco con
l'altro candidato sindaco Nicotra. Se anche i miei numeri fossero riconfermati, possibilmente alle 2.30 potrei essere nuovamente in opposizione. Il mio impegno continuerà qualora fosse questo confermato assolutissimamente, come è stato in questi 5 anni. Pedagogo, un'ultima battuta: quando si perde vuol dire che si è sbagliato comunque qualcosa? Assolutamente sì, da questo dobbiamo trarre tutte le conclusioni e ripartire col lavoro da subito e vedere e analizzare tutti gli errori commessi dal primo all'ultimo. Grazie Pedagogo. Grazie. Rappresentante della lista San Filippo, Sebi Puglisi. Sebi, c'è un po' di scoramento, è andata male, e parlavamo prima con il tuo collega di lista Pedagogo: quando si perde comunque si sbaglia qualcosa, è chiaro? Sicuramente qualcosa si è sbagliata, magari forse in fase di programmazione, qualcosa anche si è sbagliata nel modo di approcciarsi con la gente, magari è stato questo. Però non ci aspettavamo sicuramente un distacco così elevato, pensavamo un distacco molto, molto più corto. Purtroppo è andata così, sicuramente ora ci sarà da fare un'opposizione, per chi comunque arriverà, e deve essere un'opposizione che sicuramente deve portare più risultati di quella che ha potuto portare negli ultimi 5 anni. Sebi Puglisi, è difficile sradicare le abitudini e le convinzioni in un piccolo centro come Via Grande, ma anche nei paesi qui vicini. Quando un sindaco vince nei primi 5 anni, quasi sempre è rieletto alla seconda tornata. Generalmente sì, però questo mito si può sfatare, Aci Buonaccorso l'ha dimostrato, e penso che prima o poi la situazione cambierà. Purtroppo c'è un problema a livello di mentalità, la mentalità è troppo conservatrice, e quindi questo non porta, diciamo, sicuramente bene per il cambiamento, per l'innovazione, per la possibilità di avere giovani nelle liste, quindi chiaramente anche questo è un problema che si deve cercare di risolvere, ma non è semplice. Continuerà l'impegno di Sebi Puglisi in politica? Probabilmente sì. Non so ancora con chi, ma sicuramente il mio impegno è quello di dedicarmi ai giovani, alla consulta giovanile, a prescindere da chi sarà il vincitore di questa tornata elettorale. Grazie Sebi Puglisi. Elisa Giuffrida, un'altra rappresentante degli sconfitti della lista San Filippo. Non è una bella serata, Elisa? No, non è una bella serata, però bisogna accettare le sconfitte. Data come è andata, noi ci abbiamo messo cuore, anima, e che ben venga, adesso vedremo i risultati degli spogli finali, vedremo chi avrà l'onore di poter rappresentare la lista San Filippo in minoranza, in opposizione. Quando hai accettato questo progetto della lista San Filippo, chiaramente contavi un risultato di diversa natura? Sì, considerando che ho fatto una campagna elettorale di 20 giorni, qualsiasi risultato sia arrivato, ripeto, ben accetto e ringrazio anticipatamente i miei elettori. Chi vince i primi 5 anni, quasi sempre Elisa vince anche dopo. Si è nuovamente dimostrato che Via Grande ha riconfermato, nel bene o nel male che sia, adesso auguriamo ai vincitori di, mi auguro, possano governare al meglio possibile, però è anche vero che avranno una buona opposizione costruttiva e non distruttiva. L'impegno di Elisa Giuffrida continuerà per Via Grande? 360 gradi come sempre, come ho sempre fatto negli anni, anche quando non sono stata appunto vincitrice delle altre liste, seppur non sia stata in prima linea coinvolta. Grazie Elisa. Sebi Grasso della lista San Filippo. Sebi, brutta sconfitta? No, assolutamente no, per me è stata solo una bellissima esperienza. Alla prima esperienza in assoluto, cosa ti lascia dentro questa tornata elettorale? Sicuramente un bagaglio di esperienza, perché era una cosa ovviamente che non avevo mai fatto. Ho colto il lato positivo e anche quello negativo di questa esperienza. Sebi Grasso, come ha vissuto quei comizi elettorali infuocatissimi, con voci adirate, accuse dell'una e dell'altra parte? Abbiamo visto un po' in disparte sul palco ad ascoltare, ma le sensazioni dentro quali erano? Mi è dispiaciuto, se devo essere sincera, mi è dispiaciuto, però vabbè, si sa, la politica è anche questo, no? La politica del paese è anche questo. I numeri però dicono che avete sbagliato forse la tattica. Probabilmente sì, abbiamo sbagliato la tattica. Questo, la voce dell'elettore sempre dà le giuste risposte. Una domanda difficile l'abbiamo fatta a tutti, la facciamo anche a Sebi Grasso. Pentita di aver scelto il progetto della lista San Filippo? No, assolutamente no, non sono pentita. Continuerà l'impegno per Via Grande?
Se ci sarà modo, sì, senz'altro. Grazie, Sebi, grazie. A esprimermi. Non riesco neanche ad esprimermi, veramente. Ci contavate molto in un risultato migliore. Ti sei impegnata? Contavamo molto sulla competenza reale. Qui invece si è andato troppo a favoritismi. È stata confermata la regola che il sindaco scende quasi sempre viene riconfermato nei piccoli centri? Sì, grazie alla sua squadra. Grazie sicuramente alle sue capacità. È stata una campagna elettorale durissima, dai toni piuttosto accesi, sono volate accuse dall'una e dall'altra parte, certo. Ma alla fine da domani si torna via Grandesi tutti? Ci devo pensare, se cambiare residenza o meno, lo posso dire. Questo conferma allora che Daniela Labusata non è rimasta per nulla soddisfatta dal risultato delle elezioni. No, pentita di aver scelto questo progetto? Mai. L'impegno per Via Grande continuerà di Daniela Labusata? Da parte mia e posso confermare anche da parte di tutta la squadra. I prossimi 5 anni? I prossimi 5 anni continueremo a combattere noi per Via Grande. Grazie Daniela Labusata. 2:30 della notte dell'11 giugno, Alfio Grasso e Oscar Licciardello, rappresentanti della lista Nicotra. C'è un po' di sconforto, Oscar, bisogna anche dirlo. Quando si perde, abbiamo sentito i concorrenti della lista San Filippo. Si è sbagliato qualcosa, Oscar? Bah, noi ritengo che non abbiamo sbagliato niente. Abbiamo fatto tutto il massimo che era nelle nostre possibilità. Purtroppo si può perdere, abbiamo perso, lo riconosciamo, ma facciamo gli auguri al nostro sindaco e andiamo avanti. Siamo stanchi, più che sconfortati siamo stanchi. Per il resto, complimenti. Alfio Grasso, sradicare certe convinzioni nei piccoli centri è difficilissimo per chi si affaccia alla politica e soprattutto chi ha avuto il primo mandato quasi sempre si riconferma nel secondo mandato. Sì, purtroppo, per fortuna, è un qualcosa che spesso accade. In realtà io credo che noi abbiamo fatto comunque un buon lavoro, come ho detto in occasione di un comizio, ci sono diversi modi di vincere una campagna elettorale, sicuramente uno di questi è arrivare ai primi, ma un altro altrettanto importante è lottare bene. Noi credo che l'abbiamo fatto, in ogni caso il nostro impegno per Via Grande non finisce sicuramente stasera, ma continuerà domani da cittadini e da comunque persone che intendono impegnarsi per il futuro di Via Grande. A volte si cominciano delle battaglie e magari sono più lunghe del previsto, tutto qua. Oscar, è stata una campagna elettorale durissima, difficile, a Via Grande senza esclusione di colpi bassi, con attacchi anche di carattere personale. Probabilmente è l'unica cosa che è dispiaciuta, anche perché da domani mattina si sarà di nuovo in compagnia di queste persone. Siamo in compagnia, siamo tutti concittadini, alla fine si sa che la campagna elettorale è questa, adesso andremo a fare gli auguri al sindaco. Noi non abbiamo nulla di personale, per carità, col sindaco. Non abbiamo condiviso alcune scelte amministrative della vecchia amministrazione, speriamo nel Leonardo Bis, per il bene di Via Grande. Metteremo a disposizione quelle che sono le nostre idee, le mettiamo a disposizione del nostro sindaco. Se lui vorrà ascoltarci ci ascolterà, altrimenti aspettiamo altri 5 anni e poi con ancora più determinazione di oggi andremo avanti. Continuerà l'impegno in politica di Oscar Licciardello? L'impegno continuerà più di prima perché i risultati comunque nonostante la sconfitta. Ora domani dobbiamo vedere poi l'analisi definitiva, però insomma eravamo con un candidato sindaco sconosciuto ai più nel paese, abbiamo tentato la carta della competenza, evidentemente il paese ha scelto e il voto è insindacabile, per cui insomma, ci sarà sempre un futuro per Via Grande, ci sarà sempre una nuova alba, come in qualsiasi modo andrà c'è sempre. Alfio Grasso invece continuerà ad impegnarsi per Via Grande? Assolutamente sì, da domani si ricomincia con il lavoro con le consulte, si ricomincia con la disponibilità per contribuire alla crescita del paese e credo che da domani si comincerà anche con un nuovo
nuovo entusiasmo, con quell'entusiasmo che siamo riusciti attraverso la nostra campagna elettorale, attraverso il nostro impegno a suscitare nei più giovani, e questo già è un segno di, secondo me, importante vittoria. Grazie Alfio Grasso, grazie Oscar Ricciardello, ci rivedremo noi Oscar con i dati certi. Ci rivedremo appena abbiamo i risultati di FIBI. Siamo dispiaciuti, però dobbiamo anche ammettere che ci siamo confrontati contro due giganti del paese, San Filippo da un lato e Leonardi dall'altro. A noi va l'onore comunque di aver tentato una battaglia di coerenza e di rispetto delle nostre idee e del nostro passato. Grazie Oscar Ricciardello, grazie Alfio Grasso. Nino Billone, altro rappresentante della lista Turnicotra sindaco. Nino, abbiamo sentito già parecchi esponenti, parecchi colleghi della tua stessa lista, c'è un pizzico di delusione per questi risultati? Vi aspettavate molto di più? Sì, effettivamente per il cambiamento chiesto ci aspettavamo molto di più. Purtroppo il paese è arroccato e si difende sempre a modo proprio, lasciando tutti come con un pugno di mosche. Si vede che il cambiamento spaventa tutti e non si vuole uscire da questa fase. Noi ci abbiamo provato, ci abbiamo messo la faccia, abbiamo fatto e cercato di far capire che bisogna entrare nel merito delle cose e con la competenza e cercare di migliorare il paese su tutti i punti di vista. Però complimenti, era chiaro, ma si sapeva che poteva farcela sicuramente, un sindaco uscente è sempre più forte, e poi Franco è ben voluto da tutto il paese e merita i complimenti e gli auguri, i migliori auguri anche da parte del nostro gruppo. Lino Billone si è fatto sentire dal palco durante i comizi, attacchi anche piuttosto duri, ma da domani tutti amici? No, sì, sicuramente, eravamo amici anche sopra il palco. La nostra è una dialettica politica che ci sta, ci può stare, ovviamente il nostro cuore va sempre nel cercare il meglio e le migliori politiche per il paese. Spero che i nostri amici colleghi riusciranno ad ottemperare nel lavoro con tanta voglia e forza e volontà come noi ci abbiamo messo in questa campagna elettorale per migliorare le cose. Del resto noi siamo partiti svantaggiati, avevamo un candidato completamente nuovo sulla scena politica viagrandese, abbiamo fatto comunque un successo partendo da zero, figuriamoci che ad aprile ancora non c'avevamo neanche il candidato sindaco, quindi abbiamo fatto, credo, un buon lavoro in pochi mesi. Nino, forse non è stato questo il vostro maggiore errore, le campagne elettorali non vanno fatte negli ultimi due mesi, probabilmente si deve partire da una base precedente. Perché, lo so, questo è chiaro, però noi comunque volevamo uscire dal coro e far capire che comunque la politica non è solo sempre quella degli stessi che si cambiano le casacche da un lato all'altro. Volevamo far capire che la politica è altro e che bisogna farla veramente col cuore su tanti punti e tanti aspetti della vita burocratica amministrativa del paese. Lino Billone, continuerà ad impegnarsi per Via Grande? Sì, sicuramente, anche se il risultato non tanto ci onora, però dobbiamo farlo e lo faremo sempre con il cuore. Grazie Nino Billone. Sono le 3 della notte di lunedì 11 giugno, Franco Leonardi si riconferma sindaco di Via Grande con dei numeri, con delle proporzioni, signor sindaco, di dimensioni notevoli. Più che l'uomo, più che l'amministratore, è stato premiato forse l'uomo. Sì, grazie, sono convinto anche di questo. La gente ha voluto premiarmi per questo lavoro, ma per questo rapporto costante che ho ottenuto da sempre. Non direi solamente in questi 5 anni, perché sarei bugiardo. Ho sempre condiviso tutto ciò che ho fatto con la gente, quindi oggi mi ha ancora una volta, dopo 5 anni, ripagato molto bene. Signor sindaco, chiudiamo la parentesi relativa alla campagna elettorale, non se ne parlerà più per i prossimi 5 anni, però è stata durissima, attacchi personali, colpi bassi, comizi infuocati, da domani tutti gli aggrandesi? Ma sicuramente, da domani tutto a posto nuovamente. Purtroppo la campagna elettorale va vissuta così, la gente non aspetta altro che vedere magari, ecco, e sentire tutti questi colpi bassi, però lasciano poi il tempo che trovano. Da domani siamo nuovamente tutti amici
continueremo tutti, speriamo, come abbiamo promesso dai parchi, tutti per il bene unico del nostro paese. La cosa che gli hanno chiesto con più insistenza in questi 5 anni, signor Sindaco? Di continuare esattamente come ha fatto fino adesso, nulla di più e neanche di meno. Questi numeri significano che Franco Leonardi dovrà lavorare anche il doppio probabilmente rispetto al primo mandato, è troppo l'affetto della gente. Sicuramente, non dovrò deluderli perché i numeri parlano forti, parlano in modo chiaro e inequivocabile, quindi è così, dobbiamo lavorare. Il sindaco scende quasi sempre in questi piccoli centri, viene riconfermato alla seconda tornata e Franco Leonardi è un'ulteriore conferma. Sì, devo dire che vedendo i numeri non è stata una riconferma perché sono cresciuti rispetto a 5 anni fa in misura veramente notevole, molto evidente, quindi chiaramente ecco, durante questi anni qualcosa l'abbiamo persa, ma ne abbiamo conquistati sicuramente di altri. Franco Leonardi, un merito va anche al gruppo che l'ha accompagnato in questa durissima campagna elettorale. Fuori di dubbio, lo dicevamo 5 anni fa, da soli non si va da nessuna parte. Il gruppo deve esserci perché le idee di ognuno alla fine poi fanno il risultato. Il cruccio più grande in questi 5 anni? Il cruccio più grande in questi 5 anni è non avere avuto la vera politica accanto, perché ci è mancato un po' l'aspetto della politica nazionale, regionale e purtroppo anche quello delle province. Nei prossimi 5 anni cosa ci dobbiamo aspettare? Ma guardi, io mi aspetterei di poter riconfermare quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, quindi impegno, serietà e non perdere tutte le occasioni che man mano si presentano. Un'ultima cosa, una dedica particolare per questa vittoria straordinaria, Franco Leonardi, chi la fa? Dedica particolare penso alle nostre famiglie in primis perché li abbiamo totalmente abbandonati, ma la dedica va a tutti gli amici, veramente tanti, 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 tanti che mi sono stati vicino. Grazie Franco Leonardi e tanti cari auguri. Buonasera. Lucio Russo, Mauro Licerdello e la signora Angela Barbagallo sono il volto della felicità. Mauro, l'uomo più esperto di questa lista, ancora una volta un bagno di folla. Più che gli amministratori hanno premiato la gente, vi vogliono bene qui. Sì, grazie a tutti. Abbiamo messo su una lista, penso, di buona levatura, una lista disposta a lavorare da domani mattina perché bisogna lavorare subito, quindi festeggeremo quel tanto che può bastare per dare una risposta a tutta questa gente che ci ha votato, una risposta oltre le più rose previsioni per noi, quindi un grazie a tutti. E speriamo per 5 anni che la gente dirà non è stato un voto sprecato, noi ce la metteremo tutti. Mauro, una piccola parentesi e poi la chiudiamo lì. È stata una campagna elettorale durissima, difficile, con attacchi personali e con comizi piuttosto duri. Telefonerete ai vostri avversari? Telefoneremo ai nostri avversari no, perché da domani in poi saremo tutti amici come eravamo prima. Quindi non saranno più avversari politici nostri, ci stringeremo la mano a vicenda e se loro vorranno potranno lavorare con noi anche dai cittadini che saranno ben accetti. Lucio Russo tempo fa aveva dichiarato di volersi prendere una pausa di riflessione, invece il progetto di Franco Leonardi l'ha riconvinto e i risultati vi hanno dato nuovamente ragione. Non potevamo non sposare il progetto di Franco Leonardi, noi siamo assessori uscenti, sarebbe stato vano non andare avanti, andare a portare avanti a compimento quest'altra vittoria, avremmo fatto un lavoro inutile. Questi altri 5 anni ci serviranno per completare tutti quei sogni che abbiamo esaudito nei 5 anni scorsi, ne abbiamo anche altri e li porteremo a termine. Mauro, uno dei vantaggi, delle fortune di questa amministrazione è di avere delle persone vicino che vi aiutano tantissimo, come la signora Barbagallo. La signora Barbagallo, diciamo apertamente grazie perché una donna veramente che dalla mattina alla sera si è data a fare per far ben figurare la nostra comunità. E come lei ci sono tante altre persone a cui diciamo grazie, è un lavoro di gruppo perché noi da soli non possiamo arrivare da nessuna parte. Quindi il gruppo c'è, è unito, è sempre più forte
e speriamo di dare, dare continuità a quello che abbiamo fatto per 5 anni e di completare soprattutto quello che abbiamo iniziato o quello che non abbiamo potuto realizzare 5 anni fa. Mauro Licciardello, grande intenditore di calcio, grande tifoso, riporterà agli antichi splendori il Via Grande Calcio? Mi auguro ovviamente di sì, e innanzitutto riportare il nostro campo di calcio in una in una situazione diciamo non inferiore alle altre che ci stanno qua vicino. E poi la società di calcio non dipende da noi, purtroppo dipende da privati, ma noi daremo il massimo per consentire a questi signori, se si faranno avanti, di portare avanti questa società che tra le altre cose ha una storia di Via Grande Calcio e non vorremmo perderla. Grazie Mauro Licciardello, grazie Nuccio Russo. Carmelo Gatto, un successo di questa caratura, di questa natura, probabilmente non ve l'aspettavate? No, in realtà non ce l'aspettavamo, siamo ovviamente contentissimi del successo che la gente ci ha riconosciuto, della fiducia che ci ha accordato. Qualora dovessero proseguire ancora così lo scrutinio dei seggi, siamo ovviamente ultra soddisfatti. Carmelo Gatto, che in questa campagna elettorale durissima, difficilissima, è riuscito a tenere i toni molto bassi, i nervi saldi, probabilmente è stata la tattica che ha avuto ragione. Ma non lo so, io per carattere voglio dire non sono... credo di essere un po' più pacato rispetto a tanti altri, mi sentivo di fare quel tipo di intervento e l'ho fatto per cercare di quantomeno moderare un poco i toni di questa campagna elettorale che è stata veramente molto bassa da tutti i punti di vista. Si chiude qui la campagna elettorale, l'abbiamo chiesto al sindaco prima, da domani vi aggrandesi tutti? Ovviamente noi, così come abbiamo detto 5 anni fa quando la gente ci ha accordato la loro fiducia, abbiamo detto che eravamo l'amministrazione di tutti, siamo stati l'amministrazione di tutti e continueremo a essere l'amministrazione di tutti. Carmelo Gatto, trascinatore della lista? No, trascinatore no, abbiamo dato ognuno di noi il nostro contributo, ci sentiamo fieri, voglio dire, di quello che abbiamo fatto per il nostro sindaco, siamo tutti orgogliosi. In questi 5 anni ha avuto una delega assessoriale difficile, soprattutto per l'ambiente, uno dei temi più caldi possiamo dire. Sì, io ho messo onestamente tutta la mia vita, tutto il mio impegno, ho cercato di fare dei cambiamenti anche spesso non popolarissimi, però i risultati in qualche modo ci premiano, siamo arrivati oltre il 58%, punte del 58%, siamo partiti dal 18%, il servizio sembrerebbe funzionare meglio, quindi un ringraziamento ovviamente a tutti i cittadini che hanno colto questi cambiamenti, li hanno sposati, li hanno fatti propri, sono stati loro quelli che in qualche modo hanno consentito a Via Grande di arrivare a questi livelli. Carmelo Gatto, per sdrammatizzare un poco, qualche mese fa, un paio di mesi fa, circolava in paese, in giro, questa voce, Carmelo Gatto sindaco, probabilmente l'appuntamento è solo rimandato a questo punto, no, di 5 anni. No, assolutamente no, io sono una spalla del mio sindaco, sempre un passo indietro, sempre dietro di lui e va bene così. Qualche giorno di riposo o da domani mattina subito in assessorato? Da domani mattina sì, ovviamente si continua a lavorare, perché noi le nostre deleghe fino a mercoledì continuiamo a rivestire il ruolo che avevamo prima e quindi non ci si può fermare. Carmelo Gatto, che ha tolto anche un po' di spazio alla famiglia? Onestamente sì, parecchio spazio, soprattutto a mio figlio, andarsene la mattina, vederlo dormire, tornare la notte vedendolo dormire e quindi perdendo giorni di vita di mio figlio è la cosa che probabilmente mi fa piangere più il cuore. Una dedica particolare per questo successo, Carmelo? Una dedica a tutti i viagrandesi. Adesso la campagna elettorale è finita, gli asti spero che si placheranno nel tempo, abbiamo 5 anni da portare avanti, cercheremo di portare avanti quante più proposte possibili per il bene del paese e di tutti i cittadini. Grazie Carmelo Gatto, tanti auguri. Rosanna Crisaldi è un assessore uscente della lista Leonardi, stanca, trafelata, affaticata, ne è valsa la pena però, Rosanna? Assolutamente sì. Immagino che già lei è a conoscenza, tutti sono a conoscenza dei primi risultati, ancora siamo a metà dell'opera, il sindaco Francesco Leonardi, io sono candidata nella sua lista, sta dando ottimi risultati, possiamo credo decretare la sua, quantomeno la sua vittoria al momento.
Rosanna, abbiamo sentito un po' tutti i componenti della lista vincitrice, possiamo dirlo, e solo per un attimo, per dovere di cronaca, ci spetta tornare su quello che è successo, sulla campagna elettorale durissima, con attacchi durissimi, colpi bassi, attacchi anche di carattere personale. Rosanna Cristaldi invece, quelle poche volte che è salita sul palco, ha mantenuto i nervi saldi, equilibrio, e forse Carmelo Gatto e Rosanna Cristaldi sono stati coloro che hanno condotto alla vittoria questa compagine? Abbiamo sempre cercato, sia io che l'assessore Gatto, di mantenere un attimino un po' la calma e soprattutto concentrarci su quello che è stato fatto e su quello che abbiamo fatto e sul lavoro che abbiamo fatto. Pertanto poi tutto il resto lasciava, per, a mio avviso, il tempo che trova. L'importante era spiegare gli obiettivi raggiunti e cosa volevamo andare a fare in questi prossimi 5 anni, qualora, tra virgolette, diventassimo assessori. Spesso il sindaco scende, nei 5 anni dopo viene quasi sempre in questi piccoli centri confermato. Anche Via Grande ha detto questo stasera. Assolutamente sì, posso dire che però non tanto perché è una regola, sembrerebbe sminuire poi effettivamente il lavoro fatto del sindaco. Ritengo che, e non credo di essere di parte, ma il sindaco ha fatto un ottimo lavoro, è una persona che si fa amare, una persona assolutamente a cui piace volare basso e stare veramente ad ascoltare la gente. Pertanto non lo do come un risultato scontato, ma lo do assolutamente come una riconferma della persona che lui è. Rosanna Cristaldi ha sempre detto le cose come stanno. Questo suffragio di voti è merito più per la stima delle persone che compongono questa lista o per il lavoro fatto in questi 5 anni? Credo che è il connubio di tutte e due le cose. Immagino, io dico sempre che quando si lavora, ovviamente in 5 anni di amministrazione è probabile che dei voti si perdono, però se lavori bene qualcuno impara ad apprezzarti per il lavoro che fai e quindi qualche altro voto lo recuperi. Immagino, è proprio il connubio delle due cose, nessuno esclude l'altra. Cosa le è riuscito meglio in questi 5 anni di amministrazione, di assessorato, e cosa, possiamo dirlo, le è riuscito peggio? Allora, il meglio è assolutamente la mia delega alla pubblica istruzione. La scuola in questo momento è un fiore all'occhiello, non è solo assolutamente merito mio, ma è merito della mia squadra, ma soprattutto della sinergia che c'è tra la mia squadra, la dirigenza scolastica e tutto ciò che gira attorno alla scuola. Pari opportunità, assolutamente bene, verde un po' pubblico, un po' meno, non vuole essere una giustificazione, ma le forze sono quelle che sono. Spero di poter migliorare in questi 5 anni, ripeto, qualora dovessi fare l'assessore. Rosanna Cristaldi, questi numeri dicono che la gente di Via Grande vi vuole bene, vi stima, ma pretende tantissimo da voi. Assolutamente sì, ho avuto grandi numeri alla scorsa tornata, non mi sono mai risparmiata minimamente, ho cercato sempre di rispondere a tutte le esigenze delle persone. Ovvio, non si può accontentare sempre tutti, ma ce l'ho messa tutta, spero di poterlo fare ancora. Rosanna Cristaldi, quanto spazio ha tolto alla sua famiglia in questi 5 anni? Allora, sono un'ottima organizzatrice, mi dispiacerebbe dire che ho tolto spazio alla mia famiglia, ho cercato di organizzarmi bene, nella qualità del tempo più che altro che nella durata del tempo. Quel tempo che riuscivo a dare alla mia famiglia, spero di averlo dato, poi saranno loro a dirlo, qualitativamente spero di averlo dato abbastanza bene. Una dedica particolare per questo successo di questa sera? Io dedico tutto alla mia famiglia, dedico tutto a mio padre e a mia madre che non sono qui fisicamente, ma so che sono vicino a me, che sono sempre nel mio cuore. E poi un grazie ovviamente a tutto il mio gruppo, non posso che ringraziarli per la stima che mi hanno dato. Ovviamente un grazie particolare, ribadisco, alla mia famiglia. Rosanna, concludiamo questa intervista per sdrammatizzare un po'. Te la sentiresti 5 anni di candidarti a sindaco? Oh santo cielo, è lontano dai miei pensieri, non credo, poi sai, non si sa mai quello che può succedere nella vita, però adesso a me piace affrontare le cose per tappe, adesso vediamo un attimino come uscirò da queste lezioni e poi chissà, non si sa mai. Grazie Rosanna Cristaldi, buona serata. Altra rappresentante della lista, Franco Leonardi, sindaco, Saracciuto, buonasera intanto, buonasera. Complimenti per questo successo elettorale. Grazie. Con il contributo anche di Saracciuto, possiamo dirlo? Assolutamente sì, abbiamo fatto di tutto per portare avanti il nome del
nostro candidato sindaco e i risultati sono stati eccellenti, abbiamo avuto degli ottimi risultati e riscontri da parte della gente. Pensavamo sinceramente di vincere, però non pensavamo di avere una vittoria così netta. Questi numeri significano che l'impegno vostro per Via Grande bisogna anche raddoppiarlo forse? Assolutamente sì, visto che anche i voti possiamo dire che sono aumentati notevolmente, ritengo che dobbiamo dare una giusta risposta ai nostri cittadini che ci hanno votato. Saracciuto, questi voti premiano più la stima per la persona, per Franco Leonardi o per l'amministratore? Diciamo che la figura di Franco Leonardi è sempre stata una figura molto carismatica, che ha avuto sempre il suo saper fare con la gente, il piacere di ascoltare la gente, insomma, è stato mantenuto per tutti questi 5 anni e la gente ha risposto positivamente. Ci sono stati dei momenti di difficoltà nella vostra amministrazione in questi 5 anni passati? Ovviamente, difficoltà diciamo a livello amministrativo, cioè all'interno del gruppo non abbiamo avuto mai nessun problema, sia i consiglieri, e torno a dirlo, anche nei confronti del sindaco e della giunta. Abbiamo avuto un ottimo rapporto di collaborazione e di discussioni costruttive. Saracciuto che si è impegnato molto anche nel sociale. Sì, moltissimo. Io sono una donna che ho sempre amato lavorare per il sociale e continuerò a farlo qualunque risultato possa avere io in questo momento. L'abbiamo chiesto anche alla sua collega Rosanna Cristaldi quanto tempo ha tolto alla sua famiglia per dedicarla alla fase amministrativa. Diciamo 5 anni della mia vita li ho dedicati assolutamente al comune. Grazie Saracciuto, auguri a Cristaldi, una soddisfazione grandissima, alla prima esperienza, numeri importanti. Grazie a tutta la mia famiglia, a tutti quelli che mi hanno sostenuto, sono molto emozionata anch'io. Sono le prime ore dell'alba, è un giorno che ricorderà Teresa. Sicuramente. Un abbraccio, una manifestazione di affetto. Un abbraccio a tutte le persone che mi hanno sostenuta, tutte. Hanno premiato più l'uomo o l'amministratore secondo Teresa Cristaldi? Tutti. Grazie Teresa Cristaldi. Anche Santi Di Mauro ha dato il contributo al successo di Franco Leonardi sindaco. Santi, intanto i complimenti toccano anche a te. Da neofita della politica hai sposato il progetto di Franco Leonardi, stasera hai raggiunto un risultato straordinario. Noi ti annunciamo prima, abbiamo sentito quasi tutti i rappresentanti della lista, non vi aspettavate questi numeri? No, così schiaccianti sinceramente no. Addirittura si parla molto più schiacciante di 5 anni fa, quindi ci aspettavamo anche forse per la nostra troppa umiltà diciamo un risultato più equilibrato, invece è stata schiacciante, quindi siamo contentissimi. Santi, abbiamo posto questa domanda un po' a tutti, premiato l'uomo o l'amministratore secondo te? Entrambe le cose. Quando Santi Di Mauro è sceso in campo, un po' in paese c'è stato un po' di rumore, non si aspettavano questa discesa nelle elezioni. Come l'hai presa tu? Ma io l'ho presa come prendo quasi tutto nella mia vita, ovvero come se fosse proprio una partita da calcio, di calcio. E quindi l'ho presa molto con filosofia. E devo dire che ho sposato subito il progetto di Franco, l'avevo già sposato 5 anni fa. E quando lui mi ha chiesto di far parte della sua squadra non ho esitato un attimo, diciamo, ho detto subito sì, quindi perché credo nel progetto, credo nella persona, credo nella lista, credo in tutto, quindi non c'erano dubbi per me. Santi, è più forte l'emozione per una partita di futsal o salire sul palco per un comizio? Salire sul palco per un comizio, sì, era una cosa per me nuova e è stato veramente molto molto emozionante. Per quanto riguarda l'emozione, sì. Ci sono state parecchie accuse, colpi bassi, colpi duri, sì. Attacchi personali, ma abbiamo detto a tutti poco fa, da domani vi aggrandesi tutti. Sì, senza ombra di dubbio. Io sconoscevo questo modo di fare che sinceramente non mi appartiene, quindi da questo punto di vista avevo sicuramente pochissime esperienze e ripeto, non mi aspettavo determinate cose. Però, come dice lei stesso, da domani dovrebbe tornare tutto come prima. Cosa ti ha lasciato dentro questa esperienza? Mi ha lasciato tanto, devo dire. Ho conosciuto delle cose che magari prima sconoscevo e soprattutto mi è servito per conoscere a fondo gli amici, quelli veri, e le persone, insomma, che invece era solo...
solo di facciata, insomma. Santi, stasera abbiamo fatto delle domande difficili, a particolare un po' tutti, te le facciamo anche a te. In paese si diceva: Santi Di Mauro si è candidato con la lista Leonardi perché vuole fatto il palazzetto dello sport. Sarà vero? Può darsi. Grazie Santi per la tua cortesia e disponibilità, noi ci rivedremo sicuramente con la tua scuola calcio. Grazie Santi, auguri per questo successo. Il volto della felicità. Santino, tenevi tantissimo quando hai sposato il progetto della lista del sindaco uscente a vincere queste elezioni. Il tuo contributo è stato anche decisivo, possiamo dirlo. Sono contentissimo del risultato raggiunto, anche perché abbiamo lavorato tanto tutta la squadra e il risultato è merito di tutti quanti e della fiducia di cittadini che ha riposto in noi. Che cosa posso dire? Adesso auguriamo al nostro sindaco buon lavoro, a lui e alla giunta, e sono sicuro che Franco Leonardi sarà il sindaco di tutti. Senti Nasciuto, per dovere di cronaca è giusto tornare su questa campagna elettorale, ci torniamo solo per un momento, poi per i prossimi 5 anni non se ne parlerà più. Sei stato oggetto di durissimi attacchi per la tua scelta di cambiare lista, appartenevi alla lista San Filippo, sei passato con la lista Leonardi, degli attacchi forse che ti hanno anche ferito sotto il profilo personale. Eh sì, purtroppo gli attacchi mi hanno ferito perché sono stati fatti, come dice lei, dal punto di vista personale, però la politica è questa qua. Cosa devo dire? Dopo oggi speriamo che passi tutto, adesso che siamo eletti il nostro compito è governare, pensare alla gente, quindi non penso ad altro. Alla fine che cosa posso dire? Sono stati attacchi immeritati, frutto forse anche del momento e della rabbia che aveva il candidato San Filippo nei miei confronti. Tutto finisce qui, da oggi via grande, volta pagina. Certo, via grande, volta pagina, e continua con Franco Leonardi che sarà il sindaco di tutti. Santino Sciuto, chi vuoi, a cui rivolgere una dedica particolare per questo successo quest'oggi? A tutta la mia famiglia, a tutti gli amici, a tutte le persone che mi vogliono bene. Grazie Santino Coco, lascia il testimone al fratello, a Michele Coco. Rosario, questi anni in amministrazione comunale sono serviti per far tesoro e poi trasferire questo bagaglio di esperienza al fratello anche? Sì, l'ho fatto perché io ho impegni di famiglia, faccio famiglia e c'è desiderio di entrare con lui. Michele, adesso possiamo dirlo, la campagna elettorale è finita, è stata dura, hai avuto anche degli attacchi di carattere personale, sappiamo c'è un legame di parentela con la famiglia San Filippo, tu hai scelto la lista di Franco Leonardi, hai sposato subito questo progetto, ti sei impegnato tanto. Già l'ho sposato 5 anni fa con mio fratello e ho continuato il progetto. Quanto ti è costata questa scelta, Michele? Niente, tranquillo. Il tuo impegno per Via Grande adesso? Speriamo che gli impegni vanno avanti, quello di Leonardi, e cammineremo bene. Il tuo passato, Michele, la tua carriera, il tuo curriculum dice che ti sei impegnato tantissimo nel mondo dello sport. Dello sport alla Prologo, prima iniziale, i primi anni a 18 anni e poi con il calcio calcio a 5 Via Grande, prima ancora con Via Grande calcio a 11, dopo il calcio a 5. C'è stato quel momento in cui con il Via Grande calcio a 5 è arrivato il futsal di gran livello, grazie anche alla famiglia Coco. È retorica fare la stessa domanda, ma è possibile rivedere quel palazzetto gremito di persone, Michele? Speriamo, se tutto va bene, troviamo la gente capace a portare avanti il nome di Via Grande. L'ultima cosa, Michele, cancellate tutte le accuse, gli attacchi personali, da domani tutti viagrandesi? Per me sicuramente sì. Grazie Michele, tanti auguri e anche a Saro Coco. Grazie.